Questa stagione tra poco comincia, visto che mancano ben 17 giorni all'Opening Day, lo sprint training sta andando avanti. Ci sono tante cose di cui parlare questa stagione. Quindi, intanto, fatemi introdurre i miei ospiti, come sempre, i miei compagni di avventure. In basso alla mia sinistra abbiamo il buon Matthew Torgard, direttamente da Parma. Buonasera, Matteo. Ciao Andre, buonasera a tutti e grazie come sempre per l'invito. Un saluto ai telespettatori che ci Grazie seguono. a te per essere qui con noi. E dall'altra parte, col cappello della squadra più sgarruppata della Lega, abbiamo Matteo Matthew Orsolan. Ciao Teo. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Andre, ciao Matthew. Sì, la squadra del Buonasera, destino, la squadra del ricordiamo. destino. Mai, Buonasera a le tutti. due Due squadre del sgarrate. destino. Io Ho sono Andrea la per chi non lo doppia oggi. sapesse. Io sono Andrea per chi non lo sapesse. E appunto sono il manager di MLB Italia. Poi comunque alla fine della diretta faremo il solito spam per tutte le pagine e tutto il resto. Partirei con una bella disamina delle divisioni. Io partirei dall'American League, che è la lega un po' più particolare, un po' più competitiva. E io partirei dalla AL West, dove ci sono 5 squadre. Ci sono gli Houston Astros, i campioni in carica, partiamo con i campioni in carica, i Texas Rangers, i Seattle Mariners, i Los Angeles Angels e gli Oakland Athletics, i fortissimi Oakland Athletics. In realtà Quindi io potevi dire che le partirei squadre erano 4 e non 5, ma va 4 bene. più un 4 un quarto facciamo, dai. Io partirei con una bella disamina. Dottor Torgard, prego, a lei l'onore. Oddio, pronti via, no? Una disamina approfondita e dura, nel senso che abbiamo due squadre super forti, una che sta nel mezzo che non si capisce che cosa vuole fare. Un'altra che ha preso un allenatore che a me piace un sacco, che era un Washington, e vabbè, poi Oakland che fa ridere, quindi dovremmo veramente parlarne, no? Però, insomma, Oakland fino al 2028 partecipa, tanto per. E per quanto riguarda la divisione in sé, è ovvio che i derby texani si sprecheranno per essere primi. Poi, ovvio, gli investimenti sono stati cautelati per tutte e due, nel senso che se abbiamo fatto caso. Anche se qualcuno ha visto il mio video della free agency, l'investimento grosso che ha fatto Houston è stato Josh Hader, giocatore totale, secondo me, e quello gli fa fare il salto di qualità in più sul monte rilievi come se ne avessero fortemente bisogno. Texas sono quelli dell'anno scorso, praticamente, tolto Martin Perez, tolto Roddy Chapman, per il resto sono tutte formazioni di un certo livello. Seattle, io spero che faccia il salto di qualità, onestamente, l'anno scorso, insomma, si è svegliata tardi, ma. Comunque c'è sempre potenziale. I Los Angeles Angels, ripeto, hanno un manager che a me piace un sacco, perché Ron Washington è famoso per il gioco aggressivo sulle basi, quindi non mi aspetto magari un baseball di fuori campo, ma di singoli batti e corri, bunt, eccetera. Oakland farà quello che può, se ne vincono 50 va già bene, sipario. Ciao. Cosa ne Bella, penso di bella, Seattle? questa chiusura mi è piaciuta. Aspetta, per rispondere a Carlo, cosa ne penso di Seattle? È una bella squadra, nel senso che hanno confermato il core dell'anno scorso, hanno fatto una bella trade in realtà con San Francisco, dove hanno scambiato, se non sbaglio, Robbie Ray ed è arrivato Desclafani, se non sbaglio, e in ogni caso, insomma, hanno Logan Gilbert che è un buon lanciatore, devono effettivamente quadrare un po' sul monte di lancio partenti, ecco. Se quadrano quello e Rodriguez fa Rodriguez col core che hanno dietro, possono puntare alla seconda posizione. La prima è impossibile perché Wild Houston card. e Texas sono più forti. Wild No, è card, impossibile. per forza. Sì. In Max America League, Scherzer e in DeGrom America League è forse, più no, non facile. penso a Gray. Sì, e quei due lì sarebbero fortissimi, ma sono sempre rotti, quindi che devi fare? Che devi fare? Lo so bene, guarda, io appena avevo Mariners. Scherzer e Il Dodgers. bilancio migliore della divisione, Signo Yost, l'azzarda Questa è molto, una popular molto opinion. interessante. Sì, È una popular cioè, forse opinion. non il migliore, però buono. Tra i migliori. Ci sta, ci sta. Questa è una bella pick. Vai, Orso, a te la parola, dici tutto. Sì, adesso non aggiungerò troppo a quello che ha detto Matt. Sì, Texas Rangers campioni in carica, ripartono, no, dai due MVP degli ultimi playoff, ovvero Garcia per le Championship Series e Seager per le World Series. Hanno un buon, secondo me, monte di lancio. Hanno DeGrom
Tecnome Scherzer che sono infortunati ancora e hanno perso Montgomery, però comunque rimangono sul monte ottimi. Per quanto riguarda gli Astros, sono sempre una riconferma, hanno perso Dusty Baker, però hanno aggiunto il manager, però hanno aggiunto un closer d'eccellenza come Josh Hader. Rimangono secondo me che siano antipatici o simpatici, molto più antipatici, rimangono comunque una dinastia e soprattutto diciamo da settembre iniziano a carburare. I Mariners, sì, i Mariners hanno un'ottima rotazione con George Kirby, Luis Castillo e poi c'è Julio Rodriguez che se i Mariners e Julio Rodriguez ripartono dall'ultima parte di stagione della scorsa, Julio può puntare all'MVP, è uno dei miei, diciamo, i miei due MVP dell'American League sono nella stessa division, dopo vi dirò l'altro, lo dico adesso, anzi l'altro, che gioca nei Los Angeles Angels ed è un ragazzino di 34 anni che se è sano, si chiama Mike Trout, può vincere il quarto MVP della sua carriera. Pensavo Brent Rooker degli Oakland Athletics. Ah, ok. No, avrei detto Lawrence Butler, però vabbè. Va No, bene, gli Oakland fa stare. Athletics, vabbè, tralasciando tutto il contorno fuori dal baseball, rimangono ovviamente indietro. Sì, hanno due o tre promesse, hanno Esteri Ruiz che può puntare al record delle basi rubate, almeno per l'America League, perché per la National League diciamo che Acuña Junior sarà sicuramente il primo. E anche Lawrence Butler, come ho detto prima, un 2000 che aveva iniziato bene ad agosto dell'anno scorso. Quindi dai, sarà interessante. Io vi dico che sicuramente avremo due squadre in post-season, che saranno le due texane, poi forse Seattle. Esatto, anch'io mi associo abbastanza al vostro pensiero. Io vedo Houston davanti a tutti. Secondo me, anche con la perdita di Baker, che è un manager storico, però comunque la squadra rimane quella, è la stessa da tanti anni. Quindi, secondo me, è proprio in scioltezza al primo posto. Anche perché le altre sì, le vedo competitive, però non sul lungo periodo. Perché tanto gli Astros faranno il compitino fino a settembre e poi carbureranno, arriveranno primi in scioltezza. Gli altri comunque si dovranno impegnare. Texas riparte da campione in carica a quei due fenomeni che sono infortunati, sempre infortunati. Ha perso Montgomery, che tra l'altro forse ho letto che dovrebbe andare ai Dodgers, vediamo, giusto per aggiungerne un altro. Basta, Ho basta. bisogno? Cioè, questa è la grande domanda. Cioè, non so. visto. Ho visto che ha smesso di seguire Texas e ha cominciato a seguire su Instagram i Dodgers. Vediamo, poi Ah. vabbè, non vuol dire niente. Però si dice anche di Montgomery e secondo me Texas arriverà seconda perché prima non ce la vedo. Seattle per il terzo posto per le wild card secondo me è un'ottima pick perché comunque vabbè, Julio Rodriguez e poi la rotazione è tanta roba. Secondo me un centinaio di partite. Forse se le possono portare a casa, però avrebbero bisogno di una stagione praticamente perfetta. I Los Angeles Angels, vabbè, come ogni anno, siamo qua a capire cosa vogliono fare da grandi, perché comunque vabbè, adesso hanno perso quell'unicorno che è Shohei Ohtani, che è andato dall'altra parte della città, per la mia gioia. E come avevo predetto, tra l'altro, questo va ricordato. Una delle poche cose che hai preso l'anno scorso, una Sì, delle praticamente poche l'unica, però è che una, praticamente una, però che una, diciamolo. E niente, quindi Los Angeles, vediamo, secondo me per i playoff sono troppo indietro rispetto alle altre tre squadre. Vabbè, Oakland, niente, come ogni anno, appunto, se ne vincono forse 50 è già tanto, però visto il rendering per lo stadio Las Vegas sembra interessante, vediamo, fino al 2028 faranno la loro presenza. Poi qualche prospetto ce l'hanno anche, qualche buon giocatore qui e là c'è, però non è abbastanza per tenerli a galla, quindi ultimi e direi anche per distacco. Dodgers non Posso un fanno attimo mai affari. aggiungere, volevo parlare dei commenti di signor Yost. Io Infatti mi stavo segnerei dicendo. adesso la classifica, diciamo, che ha messo perché è parecchio interessante. Cioè, da simpatizzante dei Mariners io godrei un sacco, è molto bella come classifica. E poi sulla questione agente dei Dodgers vai Andre, direi. Che cos'è?
stavo finendo di leggere. I Dodgers non fanno mai affari con Boras, che è l'agente di La gente di Montgomery, e anche Montgomery. Blake Snell, che è ancora free agent, tra l'altro. C'è ancora Blake Snell, free ottimo. agent, sì. Sì, Blake Snell e Montgomery, Blake, tutti e due. vieni in me, ti prego, Poi ti scongiuro. ne parleremo anche di Blake. Comunque, vabbè, Montgomery alla fine non è una cioè, nel senso, abbiamo preso ben meglio di lui, quindi anche a me andrebbe anche bene così. Poi, ragazzi. Ma qui la domanda è, i Dodgers hanno veramente bisogno di 14 partenti? Cioè, No, secondo me esatto. no. Forse ce n'è troppi, guarda, ce n'è veramente troppi. Infatti è quello che un po' mi preoccupa, però poi ne parliamo. Poi quando ci arriviamo ne parliamo. Anche perché, scusa se mi infilo, ma se ci sono i due già... No, però Otani non lancia, c'è No, Yamamoto, Tani c'è non lancia. Glasnow, c'è Urias. No, Kershaw Urias no, è no. fuori. No, Urias è fuori per problemi extracampo. Ah, Kershaw. è vero, Kershaw è tornato. La Cash è moglie. tornato. Sì, è tipo Marcelo Ozuna, ma peggio, per dare un'idea. Picchiato Sì, lui è proprio pesante, mi sa. Lui è proprio pesante. la moglie. Vediamo. C'è Andrew Heaney ancora. Vediamo un attimo come va. Rispondiamo a Diego, ai Red Sox ci arriviamo dopo con la divisione giusta. Penso siano i Red Sox, perché ha scritto solo i Sox, quindi penso siano i Red Ok, Sox. ci sono Comunque ci quegli arriviamo tra poco. altri auguri vivissimi, però. Se fossero i White Sox, ne parliamo adesso. Comunque, passiamo alla American League Central, che è una delle divisioni più sgarruppate di tutta la Lega. Allora, abbiamo Minnesota Twins, Detroit Tigers, Cleveland Indians o Guardians, che dir si Oh, voglia, Diego è un Chicago eroe White Sox. perché è i White Sox, ragazzi, un eroe Ah, contemporaneo. adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. E l'ultimo spot per i Kansas City Royals. Signor Torgard, prego lei. Ci dica tutto. Allora, le Central non è che abbiano tutto questo ben di Dio da offrire. In America soprattutto c'è un bagno di sangue, nel senso che l'anno scorso, appunto, Minnesota ha vinto la divisione, ma con un record nettamente inferiore alle altre. È una divisione che fai fatica a fare pronostici in realtà, perché è livellata verso il basso, no? Nel senso che gli Indians, perché per me sono sempre Indians, apro e chiudo parentesi, anche loro non sanno cosa fare da grandi, sono un po' in mezzo, solo che o arrivano primi, non è che puoi arrivare secondo o terzo, se il potenziale soprattutto della AL East è quello che stiamo vedendo tutti. Minnesota è una bellissima squadra, francamente può confermarsi. Se devo essere onesto, io darei 2 centesimi in più ai Royals, ma non per fare posizioni più in alto in classifica, ma per arrivare almeno terzi, perché cioè, dei Royals ne ha parlato in pochi, ma non hanno fatto un brutto mercato in realtà. No, direi proprio di no. Perché comunque hanno preso Seth Lugo, hanno preso giocatori di complemento, hanno preso il talismano Will Smith, che ha vinto tre Quindi titoli consecutivi, cioè, hanno preso giocatori segnatevelo, esperti. quest'anno Kansas City vince le World Series, segnatevelo, perché ha Esatto. preso Willie Smith. Cioè, non è una brutta squadra. Hanno Bobby Witt, che è un signor giocatore, e devono costruire la squadra attorno a loro, di fatto. Se la giocano con i Tigers, secondo me, dipende poi come rimbalzano i Sox. Ecco, per dire a Diego, cioè, i Sox l'anno scorso erano, almeno da me, una delle squadre messe meglio in generale come potenziale, come core, eccetera. Hanno avuto problemi manageriali, infatti Tony La Russa credo sia stato esonerato, l'ha licenziato comunque a fine stagione, hanno preso un altro, però dipende come rimbalzano. Cioè, non le esclude che i White Sox possano fare come Minnesota l'anno scorso. Minnesota ha fatto la stagione 2022 da schifo e poi ha fatto un 2023 della Madonna. Non si esclude, ecco. Faccio fatica a vederli davanti, a meno che Eloy Jiménez non torni quello di prima, la macchina Luis Robert idem come sopra, è interessante. Detroit è un'incognita, cioè Detroit Kansas City sono quelle squadre che se gira tutto bene possono fare la sorpresa. Più Kansas City, ecco, Detroit ha ragione signor Yost, ha una rotazione interessante con Kenta Maeda, con Flaherty, ex Cardinals, quindi è buono. Non lo so, vedo davanti Detroit rispetto ai Sox, ma anche i Royals, cioè, non ti dico i Sox possono arrivare ultimi, ma è una lotta, perché dipende molto come ingranano un po' dalle prime partite, il momentum, eccetera. È difficilissimo. Cioè, ti potrei dire confermo Minnesota prima, ma è un terreno è molto difficile fare pronostici. Sì, Prima con riserva, con vediamo come l'asterisco. va. Esatto. Signor
Vai, Dice Oscar. Twins, Detroit, Kansas City, Guardians, White Sox. Ci potrebbe stare, io sono Sì, d'accordo. Sono vediamo. d'accordo. Ci potrebbe Sì. Io non stare. Vai, Orsi, dormirei scusa. troppo sui Guardians, però potrebbe anche essere che mi sbagli, eh. Arrivano ultimi sicuro. Però se tocca a me, vado io, non voglio. Sì, vai, vai. No, no, Vai, l'ordine è aspetta. quello. Era per dire che hanno una rotazione di lanciatori un po' corta. C'hanno sì, Triston McKenzie, Shane Bieber, se sano. Ci sono i due Naylor. E poi vabbè, c'è il solito José Ramirez. Però secondo me Minnesota ha qualcosa in più. Ha qualcosa in più. Hanno una rotazione molto giovane. C'hanno il solito Carlos Correa, e poi c'è anche il mio grande amico, il mio grande amico perché mi mette mi piace su Instagram, Royce Lewis. Ah, è vero, È è vero, vero. mi ha messo like su Instagram, lui e Leody Taveras, l'altro dei Rangers. Grande. E sì, secondo me probabilmente vinceranno la division e forse ci arriveranno come wild card, probabilmente, cioè saranno, diciamo, la delle tre vincitrici di division, quella come l'anno scorso col record peggiore. Tornando ai Tigers, l'anno scorso i Tigers erano interessanti solo perché era la The Last Dance of di Miggy Cabrera, per il resto non è che Cuoricino, possono essere molto interessanti seguirli. li associo È arrivato al Kenta cuore perché Maeda, non mi ricordo se sì, è arrivato Kenta Maeda da Minnesota, arrivato. però sì, possono fare la sorpresa, ma non ce li vedo assolutamente in postseason, come non vedo i Royals. Sì, ok, c'è il talismano Will Smith, ma poco o niente, c'è Bobby Witt Jr. che si può puntare, no? A fare qualcosa di interessante perché è molto bello da vedere. E per i White Sox, sì, i White Sox, come diceva prima un nostro ascoltatore, sono in rebuild assolutamente. C'hanno Cease, è arrivato Maldonado dietro il piatto, e poi ci sono solo due per da seguire, non solo Luis Robert come battitore, ma ci sono anche i nostri due ragazzi che hanno fatto il World Baseball Classic con l'Italia, che sono Don Fletcher e Nicky Lopez. Quindi dai, una simpatia per Peraltro i White molto, Sox, anche se molto sobria la probabilmente. canzone di Nicky Lopez con la bandiera tricolore, Sì, vogliamo esatto, dirlo. è stato Grande Nicky. fantastico. È stato Sì. fantastico. Quindi io direi che Ragione. non sarà molto diverso dall'anno scorso. No. Mi infilo col commento di Signo molto puntuale che sottolinea che il manager dei Guardians è Steven Fort, grande giocatore degli Oakland Athletics, che si è ritirato È da vero. pochissimo e fa subito il manager dei Guardians. Quindi effettivamente ci può stare metterli un pochino Vero. giù. Potrebbe Tito essere un Francona ha rebuilding, lasciato, è eh? vero. Potrebbe essere un po' di rebuilding. Non sono d'accordo con Pietro Schianchi, giocatore chiave Perez, sì, ma Bobby Volta. Witt Jr. di più. Giocatore chiave una volta, forse. Ciao Fabione! Spettacolo, è arrivato anche il Fabione. Fabio, grande. Per chi non lo sapesse, fa Com'è? una foto con me su F123 sul suo canale YouTube. Fantastica, la serie evento, bellissima. Tocca a me, ragazzi. Sì, Allora, vediamo un po'. scusa Andrea. No, vai. Allora, Minnesota, ok, secondo me è la più scarsa delle prime. Cioè, tra le prime di Division, secondo me è stata la più scarsa l'anno scorso. Perché a parte Correa e poco altro, magari quest'anno si riconfermano, però non li vedo, cioè, li vedo meno forti di altri anni. E poi comunque da dietro, per quanto la Division faccia abbastanza schifo, stanno comunque arrivando. Perché Detroit l'anno scorso ha chiuso seconda in division ed è un gran risultato. Poi adesso si sono rinforzati perché è arrivato Flaherty, è arrivato anche Kenta Maeda e Torkelson è sempre lì. Purtroppo non c'è più Miguel Cabrera, purtroppo per noi. Però comunque stanno arrivando, stanno costruendo abbastanza e io sono abbastanza fiducioso. Non da playoff, non ancora almeno. Magari tra un paio di anni, secondo me, ci potrebbe stare. Cleveland, boh, sono sempre un po' lì nel mezzo, né carne né pesce, hanno qualche buon giocatore, vedi José Ramirez, però sono sempre lì un po' nel Qualche mezzo. buon giocatore. Secondo me non ci arriveranno i playoff quest'anno. E poi Kansas City, secondo me, è una buona squadra, come ha detto Matteo, perché stanno crescendo, hanno fatto qualche investimento e poi Bobby Witt, secondo me, è la face of the franchise, quindi secondo me punteranno molto su di lui e con qualche investimento, poi comunque hanno un farm system abbastanza buono, magari nel giro di un paio di anni potrebbero iniziare a salire e a prendere un po' piede nella division.
Chicago, non lo so, ragazzi, Chicago io non lo so, io nei miei power ranking l'avevo messa al 24esimo posto, addirittura Sportsnote la mette al 29esimo posto, quindi praticamente penultima. Mi fa strano perché non sono scarsi, cioè non sono scarsi, alla fine sono rimasti tutti, tranne Tim Henderson che è andato via, è andato a Miami, però comunque i giocatori ci sono, cioè il Monte c'è sempre, Nicky Lopez sarà il titolare. Luis Robert è comunque un ottimo giocatore. Io non li vedo così male, magari non vincitori di division, però non li vedo così malissimo. Dipende, dipende da come partirà la stagione. Secondo me ai playoff non ci andranno comunque, però magari un terzo posto, un secondo posto, non so, una squadra indecifrabile quest'anno. Non so veramente da che parte girarmi con i White Sox. E non saprei, vediamo. Adesso ci divertiamo perché passiamo al bagno di sangue. Cioè, questa division, 5 squadre, 5 potrebbero andare ai playoff. Vabbè, Ah, vediamo. sì, no, direi proprio di no, però. Passiamo in American League East. Abbiamo Baltimore Orioles del nostro Puma Zeta che risalutiamo. Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays, New York Yankees e Boston Red Sox. Io partirei dal caro Orso, visto che questa sei il titolare della divisione. Vai, dici tutto. Peraltro ti consiglio di rispondere al commento del nostro omonimo che ha fatto una domanda sugli arcirivali dei Red Sox, quindi è tutta tua. Aspetta, fammi Ah, ecco. tornare indietro. È Yankees molto quest'anno indietro la con Soto. domanda? No, 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 è te la leggo 5 io. minuti fa. Te la leggo io, guarda. Yankees quest'anno con Soto e qualche altro innesto potranno competere? Sì, Ecco. assolutamente sì. Ah, l'altro innesto sarebbe Stroman. Adesso Sì, è andato Stroman. bisogna vedere che è arrivata proprio oggi la notizia di Gerrit Cole. Non si è ancora ben capito se sarà fuori molto o poco. Non, almeno io non ho letto. Io poi oggi pomeriggio sono stato impegnato anche con la free agency dell'NFL, che vabbè, lasciamo perdere. Però comunque gli Yankees secondo me sono in top 5 sicuramente, lo dico a malincuore da tifoso Red Sox. Ecco, parto proprio dai Red Sox. Purtroppo cioè, siamo stati fermissimi in questa off-season. Abbiamo solo esteso Bello, Brian Bello, 6 anni, anche un discreto contratto. Abbiamo perso uno dei pochi che avevamo firmato, l'abbiamo perso, Lucas Giolito, fuori tutta la stagione. L'altro che diciamo, l'altro giocatore che abbiamo firmato è stato Liam Hendricks come closer, si alternerà probabilmente con Kelly Jensen, ma sicuramente alla trade deadline uno dei due andrà via. E niente, siamo secondo me in questa division, come l'avete chiamata voi, che è un bagno di sangue, noi siamo proprio quelli che verremo sgozzati per primi. Probabilmente arriveremo ultimi, la vedo dura. Cioè, abbiamo sì qualche promessa, Bello, Raffaela, Bobby Dalbec, Duran, ma Kristen Casas, ma nulla di che per adesso. Le altre squadre dell'AL East non sono male. I Baltimore Orioles devono ripartire dalla regular season clamorosa che hanno fatto l'anno scorso, in cui hanno vinto non solo la division, ma hanno avuto il miglior record in American League. Hanno giovani promesse già tutte già fermate come Rashman, Gunnar Henderson, Jackson Holiday che esordirà comunque, inizierà quest'anno, Grayson Rodriguez sul monte di lancio, è arrivato Corbin Burnes che non è male, Craig Kimbrell lo metti come closer. Sono ancora favoriti per vincere la division. Il resto bisogna vedere poi se saranno espersi, avranno imparato dall'anno scorso e a ottobre non cioccheranno come hanno fatto appunto la scorsa postseason. I Yankees, ho già parlato prima, oltre a Stroman sono arrivati Soto, è arrivato Verdugo. Se la giocheranno con gli Orioles per la vittoria della division. I Rays hanno come al solito uno dei payroll più bassi di tutta l'MLB, ma hanno secondo me uno dei migliori manager, se non il migliore, di tutta la Lega, ovvero Kevin Cash, che nonostante non ha abbiamo una squadra senza soldi, riesce sempre a dare il meglio. Ci sono Paredes, Diaz, ci sono Lowe e Lau, e poi soprattutto c'è un giocatore che io adoro, Randy Arozarena, che dà e fa spettacolo.
I Blue Jays sono sempre un vorrei ma non posso, hanno una buona rotazione a parte Manoa, hanno perso Matt Chapman che è andato ai Giants, hanno comunque un'ottima coppia di interni come Guerrero in prima e Bichette come interbase. Devono cambiare marcia, se no la wild card la vedono col o se la vedono molto male, quindi io punto sugli Orioles e gli Yankees e a seguire i Rays. Questa è la mia analisi sulla American League East, che è sempre difficile da commentare. Questa è abbastanza, perché qua su 5 squadre direi che 4 e mezza sono comunque buone, perché anche Boston in realtà è buona, però perché è finita in una division oltremodo competitiva e quindi è complicato. Però, cioè, se non mi ricordo male, l'anno scorso il record di Boston da ultima valeva il playoff nelle Central, se non sbaglio. Quindi, sì. Quindi tanto no, male. No, sì, assolutamente. Assolutamente, però adesso abbiamo perso anche Verdugo, che era uno dei pochi che un po' faceva qualcosa. Qua è dice Devers, però, dai. Sì. Sì, Devers, che tra l'altro ha fatto una conferenza stampa abbastanza rabbiosa dicendo prendete qualcuno, l'ha detto anche direttamente, non tanto indirettamente, prendete qualcuno. Anche Yoshida è rimasto, dai, anche Yoshida. Sì, sì, Yoshida io lo adoro, io non so, mi sono rovinato l'anno scorso dicendo all'ultima live che avrebbe vinto l'MVP quest'anno, non so se lo ricordate, probabilmente sì, no, non so. Una roba del genere, non me la ricordavo. Sì, no, sì, io per rovinarmi di nuovo la voglio ridire. Vediamo, non credo, però dai, non si sa mai, può essere. Beh, volevo commentare, Signeva ha detto Jace rotazione molto buona, sì, non è male, c'è Gausman, però insomma non proprio a livello non sicuramente a livello degli Yankees e neanche degli Orioles. Io passerei al buon Matthew, che ci dici su questa division? Allora, intanto parto con la classifica del buon Signo, che insomma è molto sul pezzo, mi fa un sacco piacere, ed è una classifica che in realtà mi vede abbastanza d'accordo, in verità, nel senso che magari come valori potrei scambiare una o due squadre, però effettivamente, anche per rispondere alla domanda di Matteo, se non sbaglio, che aveva chiesto come potevano competere gli Yankees, è ovvio che gli Yankees con un Soto in più e uno Stanton che da quello che resta magari diventa un giocatore presentabile, è ovvio che hai sistemato un po' l'attacco, e quello è già tanto. Qual è il problema? Che gli Yankees basano molto sul monte di lancio. Cole si è fratturato un legamento del gomito, se non sbaglio, in giornata di oggi, e quindi ha un serio infortunio. Adesso non ho capito quando saranno i tempi di recupero. Per rispondere a Riccardo, Anthony Volpe è un buon prospetto, deve ancora crescere e maturare, cioè l'anno scorso è il primo anno, il secondo da sophomore spesso è il più difficile, no? Come diceva anche Caparezza, ma trapiantato sugli album qualche tempo fa. Però ti dico, gli Yankees con tutto l'organico che hanno, cioè, stanno tutti bene, sono da primo posto, senza se, senza ma. Poi ovvio, dietro hai 4 squadre più uno che possono fare gli spoiler, perché dietro hai Tampa Bay che, per dire, è stata coinvolta in uno scambio con i Dodgers per Margot e Glasnow, hanno preso mille prospetti che nessuno conosce, ma attenzione, perché io mi gioco le palle che i prospetti che andranno su Davis faranno da Dio, cioè non ho dubbi a riguardo, cioè tra 2 anni magari arrivano e questi ridiventano la squadra che conosciamo già, quindi con dei fenomeni assoluti pagati pochissimo. Quindi, cioè, adesso io non so chi siano i prospetti che sono andati a Tampa Bay, ma fidatevi che secondo me fanno bene. Poi, appunto, Toronto, è sempre un po' lì nel mezzo. Si è rinforzata, il giusto, quindi se non ha fatto benissimo l'anno scorso potrebbe non far benissimo anche quest'anno. Poi ti dico, chi è che mi sto perdendo? I Red Sox tendenzialmente sono una buona squadra, il problema è che hanno svenduto chiunque, perché avevano Kike Hernandez, se non sbaglio, è tornato ai Dodgers, avevano Sale, è andato ai Braves, Verdugo è andato agli Yankees, è rimasto Devers e 8 Fabbri Ferrai, cioè fai anche fatica onestamente a competere. Yoshida non è un Fabbro Ferrai, va bene, Yoshida è un buonissimo giocatore,
Hendrix, detto nel video della free agency, però è un acquisto di complemento che arriva a giugno perché è rotto, perché l'hanno preso rotto per 2 anni, tra l'altro, come contratto. Quindi ti dico, è sempre un po' un bordello. C'è Baltimore in mezzo che secondo me si confermano, perché di solito la squadra giovane che ha fatto un anno incredibile l'anno prima tendenzialmente si conferma. Attenzione perché con l'acquisto di Burse hai anche uno buono sul montipiano per davvero, cioè hanno sistemato, almeno in parte, non è che un lanciatore ti cambia la rotazione, e tutto quello che è il montepartenti di Baltimore, che ripeto, già sono giovani e forti prima. Quindi attenzione, giustamente Signo fa notare Joey Votto che dopo essere stato un meme ambulante per 3 mesi ha trovato finalmente una squadra, è tornato a casa e quindi questo ci fa È piacere. È vero, un contratto da minor league, ho visto però può come è stato essere rotto. interessante. Ecco, questo sì. Dovessi fare una classifica all'11 di marzo, io ti sparo l'ex aequo Orioles Yankees, scegliete voi l'ordine. Terzi Rays, quarti Blue Jays, quinti Red Sox. Ma tanto saranno tipo il contrario, eh. Cioè, sappiatelo che a ottobre, quando ci ritroviamo qua, Minimo, è il come minimo. contrario. Quindi. Per la gioia di Matteo, tra l'altro, per la gioia di Orso, assolutamente. Assolutamente sì. Ma No, allora io sono per. assolutamente d'accordo con la classifica e con quello che ha detto Matt. Quindi. Ci sta. Anch'io mi associo abbastanza. Questa qua forse è la divisione più impronosticabile, perché appunto hai 4 squadre e mezza che comunque sono squadre che in tutte le altre division probabilmente si giocherebbero il primo posto. Io Baltimore li vedo veramente bene. Quest'anno sono ancora giovani comunque. L'anno scorso purtroppo è finita male perché sono stati sweepati proprio al primo turno. Però quest'anno è passato un anno, hanno un anno di esperienza in più. Secondo me Rutschman e Anderson performeranno. Anzi, io direi anche che Adley Rutschman potrebbe anche diventare l'MVP, perché ci sono anche delle previsioni, anche degli esperti lo stanno dando come possibile MVP di stagione. E sul monte è arrivato Corbin Burns, che comunque ne sa, reduce da anni buoni a Milwaukee, che comunque è diventato anche Cy Young nel 2021, quindi male proprio non è. E il core c'è sempre, quindi secondo me quest'anno potrebbero spingersi anche più in là della Division Series. Vediamo come andrà. Io dietro di loro vedrei gli Yankees, che comunque si sono rinforzati perché è arrivato quel fenomeno di Juan Soto per un anno, va detto, per un anno solo. Non so se gli hanno già fatto l'estensione o volevano fargliela, No, si però. dice che vada in free agency al termine della stagione. E rifirmi con loro, Basta. vediamo, vediamo, dipende come andrà l'anno. E poi Anthony Volpe, per rispondere al commento di prima, è buono, è un buon giocatore, però è giovane, quindi si deve ancora sviluppare. Stanton, speriamo torni dall'aldilà, e quindi perché ultimamente proprio è stato il fantasma di se stesso. Però li vedo abbastanza competitivi. Vediamo i partenti, perché con Cole fuori. Come dicevano prima in chat, i partenti sono quello che sono, perché Rodon arriva da un anno imbarazzante, Stroman è un punto di domanda. Vediamo come andrà, perché forse il monte è un po' il punto debole di questi Yankees. Toronto, io quest'anno parto col dire che secondo me non gli do neanche la speranza quest'anno, perché gli altri anni gli ho sempre dato la speranza. Quest'anno secondo me topperanno alla grande. Lo dico, F2F. no, lo dico perché mi sono rotto le palle. Sono 3 anni che li vedo lì in alto, poi fanno una stagione imbarazzante e non vanno neanche ai playoff. Quindi io quest'anno li boccio proprio in partenza. Basta, mi sono rotto. Tampa Bay, vediamo perché ha ceduto Glasnow a noi sempre. Però questi qua alla fine di riffa o di raffa performano sempre. Quindi anche se non conosciamo nessuno delle promesse che hanno preso, però vedrete che performeranno. Vedrete perché ormai il sistema Rays l'abbiamo imparato col tempo. Quindi magari per una wild card al terzo posto, secondo me non più di quello. E come ultimi in division io darei i Boston Red Sox, ahimè per Orso, però appunto Devers oggi si è abbastanza incavolato dicendo comprate qualcuno, non l'ha detto, non, diciamo che non l'ha neanche detto troppo velatamente. No. E alla fine sono anche lì, sono due o tre giocatori buoni e un ammasso di
dimestranti, vediamo. Magari poi fanno una stagione tipo Arizona l'anno scorso e arrivano alle World Series, eh. Tutto può succedere. Però Sicuramente. io esatto, parto, per te sarebbe il top, per te sarebbe il top, direi. Comunque, Io parto. sempre per Matte c'è la domanda di Pietro su Tyler O'Neill e Trevor Story, comunque, che forse ce la siamo persa prima. Ah, Story è una specie di Giancarlo Stanton anche lui, cioè, mi aspetto sempre un injury list, perché sarebbe un ottimo interbase, sarebbe colui che ha sostituito Bogaerts, però l'anno scorso non l'ha fatto, poche parole. Vediamo, No, ma vediamo abbiamo perché. un paio di promesse giovani ci sono. Il problema è che bisogna aspettare. Però ricordo, dicevo, se arriviamo alle World Series, noi le ultime 4 volte che ci siamo stati abbiamo vinto. Quindi io non rischierei. La tocca piano, E ci sta. l'ultima volta era con non mi ricordo che squadra nel 2018. Ah, con i Dodgers. Ah, ok. Vabbè, passiamo alla prossima division, che è meglio. Passiamo alla prossima division. Allora, ragazzi, io passerei alla National League, che anche qua bagni di sangue dappertutto. Io partirei con la National League West. Vai, vai, E vai tu. abbiamo Oh, Los grazie a Angeles Dio. Dodgers. Parto io? Va bene, Sì, dai, allora parto assolutamente. io. Bene, sì, è la Chi tua. deve partire? Cioè. Allora, abbiamo Los Angeles Dodgers, Arizona Diamondbacks, San Diego Padres, San Francisco Giants e i Colorado Rockies. Allora, adesso ci divertiamo. Allora, per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse notato, io sono tifoso della squadra giusta di Los Angeles, e quella più ricca è danarosa. Allora, ragazzi, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, però aspettiamo, perché, esatto, straccioni. Io sono ovviamente super contento della campagna acquisti. Alla fine è arrivato mezzo mondo, quindi. Esatto, quindi è Ci arrivato mezzo mancherebbe anche che mondo. ti lamentassi, Cioè, peggio. io che cosa devo dire, scusa. No, no, infatti ho detto non mi lamento. Abbiamo Anzi, rinnovato sono. Brian Bello, e questa la grande news. Wow! Scusa, No, vabbè. Io punto molto su. A parte Ohtani, che vabbè, quest'anno non lancerà perché ha fatto l'intervento Tommy John. Io punto molto su Yamamoto, perché mi aspetto tanto. In Giappone era già a livelli di hype clamorosi. Io spero veramente che quest'anno performi. Magari quest'anno potrebbe avere qualche difficoltà in più, perché comunque il passaggio Giappone-Stati Uniti non è quasi mai semplice. Alcuni ce la fanno subito, e altri ci mettono un po' più di tempo. Quindi io non lo crocifiggerei se dopo 3 partenze ha 3 sconfitte e 59 di ERA. Vediamo. E poi che dire, Glasnow, ottimo colpo, è tornato anche Kershaw, forse per la last dance, non lo sappiamo ancora. E anche Kike. poi anche Kiker Hernandez, e poi chi è arrivato? Non mi ricordo già più, ne hanno presi talmente Oscar. tanti. È vero, Teo Teo Oscar. Hernandez, per gli amici Teo Hernandez, che mi sta qua, però vabbè, fa niente. Teo E niente, Oscar quindi. invece è un idolo assoluto. No, no, Teo Teo Oscar è Oscar è un idolo buono. assoluto, ma io lo seguo dai tempi quando giocava ancora a Toronto. Toro. Era Dai. uno dei miei giocatori preferiti, Teo. E sono contento. Allora, va detto che in caso dovessimo arrivare secondi in division, già sarebbe un fallimento, perché con tutto quello che hai speso, arrivare magari al di fuori della prima posizione, proprio con il miglior record a questo punto anche della Lega, per me sarebbe già un fallimento, cioè verrebbe additato come fallimento. Vediamo, perché non sempre il super team ripaga. Guardate il Paris Saint-Germain di un paio di stagioni fa, con Messi, Mbappé e Neymar, alla fine si sa che fine ha fatto. E niente, quindi questo per quanto riguarda i Dodgers. Dietro di noi comunque spingono, perché ci sono ottime squadre. Io Arizona starei attento, perché con tutto il core di giocatori che hanno, quindi Christian Walker, Corbin Carroll, Zach Gallen, l'idolo di Matteo, loro spingono abbastanza. L'anno scorso sono arrivati alle World Series con una post-season praticamente perfetta. Io starei attento perché anche qua ci sono quattro squadre decenti, una proprio no.
Però le altre quattro possono arrivare benissimo, potrebbero arrivare benissimo tutte e quattro in prima posizione in classifica. Ma poi dietro abbiamo quello che resta dei San Diego Padres, vediamo, perché anche loro sembravano un super team costruito a suon di milioni, miliardi di dollari. Vediamo se quest'anno si ricordano come si gioca. Hanno perso Blake Snell, vediamo se rifirmerà, non lo so, sinceramente. Vediamo un attimo. E poi vediamo se Bogaerts è ancora vivo. Hanno perso Soto, però è tornato Tatis in un ruolo tra l'altro inedito perché a quanto pare farà ancora l'esterno. Vediamo un attimo com'è. Betts Interbase perché Lax ha problemi con il riprendere forma dopo l'infortunio. Sì, io sono contento di Mookie Betts che farà l'Interbase. Secondo me lo può fare senza problemi per rispondere al commento. Padres molto sopravvalutati, direi di sì, perché l'anno scorso sembravano il super team, alla fine hanno sottoperformato. E poi San Francisco comunque è una squadra interessante, eh? È una squadra interessante, ha fatto qualche buon colpo, ha preso Chapman in terza base, che comunque è un ottimo giocatore, uno dei migliori difensori che ci sia al mondo probabilmente, e in attacco comunque fa il suo. E poi hanno preso questo coreano che secondo me sarà uno di quelli forti, che ha preso Jungo Lee dalla Lega Coreana e l'hanno anche strapagato, direi, perché gli hanno dato 113 milioni per 6 anni, se non sbaglio. E soldini, tra l'altro, per un debuttante. Vediamo. Hanno preso anche Jorge Soler. Vediamo un attimo come si comporterà. E Jock Peterson è andato ad Arizona, ai D-backs, Signor quindi anche colpo, è un gran direi colpo. hanno un ottimo DH anche i D-backs. E poi vabbè, abbiamo Colorado che vabbè, stendiamo un velo pietoso. Saranno ai livelli forse di Oakland o poco ci Sì. manca. Quindi io sorvolerei sui Rockies perché l'unico buono rimasto è Chris Bryant, che vediamo per il mio fantabaseball come andrà. Vediamo un attimo. Hai fatto la grande scommessa. Questo sì, questa è la grande scommessa. Non parliamo. Vabbè, ragazzi, io passerei la parola al Matteo, dimmi tutto, dottor Torgard, fammi sapere un attimo. È dura, perché effettivamente a Ovest si diverte. Allora, sugli Los Angeles Dodgers, se uno guarda il monte stipendi e il monte giocatori, se non vincono la divisione con 110 vittorie, cioè, non so cosa dire. Ora, non ne vinceranno 110, però il primo posto lo possono anche prendere sonnecchiando, cioè, perché se non sbaglio parliamo di una squadra che ha vinto 10 volte la divisione negli ultimi 11, anche con squadre meno forti di questa, quindi figuriamoci con questa cosa qua. Ovvio, hanno fatto i grandi protagonisti del mercato, quindi non mi aspetto niente di diverso. È ovvio che in una stagione di 162 partite devi stare sano, quindi anche questo, cioè noi parliamo di squadre al 100% del potenziale, è ovvio che se ci rompono tutti e giochiamo con gli Oklahoma City Dodgers, allora no, non ha molto senso. Però sulla carta diciamo che Los Angeles non ha grandi alternative se non vincere la division. Il playoff è un altro discorso e quello poi ne parliamo a ottobre. È ovvio che la stagione deve arrivare avanti, perché se questi non arrivano minimo in finale di Lega, cioè, è un fallimento, ma È un minimo. fallimento, ma io l'ho detto, qualsiasi cosa al di sotto delle Championship Series è un fallimento, ragazzi. Poi alle Championship Series magari puoi perdere contro una squadra a caso della NL East che non è la mia, però, cioè, da quel punto di vista, possono andare avanti e devono andare avanti. In seconda posizione, se devo fare l'azzardo, io vedo San Francisco in realtà, perché hanno fatto un ottimo mercato e finalmente questi arrivano. Questi arrivano perché hanno appunto fatto quel grande scambio con Seattle di cui parlavo prima. Hanno preso Matt Chapman, che è un terza base che io adoro, francamente. Jungho Lee, il coreano, appunto, cioè è uno che ha vinto l'MVP in Corea, è stato 3 volte All-Star, cioè ha vinto anche dei titoli nella Lega coreana, che non è proprio una di quelle, diciamo scarse, anzi, cioè chi viene da Giappone e Corea tendenzialmente è buono, È cioè buono, l'ultimo coreano, sì. se non sbaglio, che è arrivato, che peraltro si è ritirato da poco, è Shin-Soo Choo, che ha giocato una vita nei Reds a Cleveland, gran bel giocatore anche lui, quindi attenzione che il reparto esterni dei Giants non è malaccio, anzi, monte di lancio c'è Logan Webb e altri,
potevano rinforzarsi un po' più di lì, però non è una brutta squadra. San Francisco, secondo me, può arrivare a seconda, perché secondo me Arizona calerà un attimo. Per quanto io adoro onestamente Arizona, è ovvio che secondo me l'anno scorso è stato l'anno della vita, cioè l'abbiamo chiamata la squadra del destino, e quindi secondo me fisiologicamente un po' calerà. Per quanto sia un'ottima squadra, magari comunque. Sì, ma sono La buoni corsa da wild loro, eh. card, cioè non arriva come l'anno scorso a giocarsi il primo posto in division con i Dodgers. Effettivamente, cioè, è una squadra che ci sta, che cali un attimo. Sulle altre due, San Diego aveva ragione Signo, che comunque effettivamente hanno ridotto il monte ingaggi, hanno perso due grandi giocatori, insomma, non sono una brutta squadra da buttare via lo stesso, però attenzione, nel senso che secondo me. Sulla carta, se stanno tutti bene, questi sono quarti, per quanto possono magari arrivare in wild card se Arizona floppa. Sul Colorado io dico semplicemente: volete vedere una versione bella del Colorado Rockies? Andate sul mio canale YouTube, che porta il mio nome su Instagram, e guardatevi la serie sulla Zero to Hero Challenge che ho fatto con quello che resta di questa squadraccia chiamata i Colorado Rockies. Quindi spero che nessuno di voi sia tifoso di questa squadra, che ha nessuno, a parte Chris Bryant, che ha scelto i soldi, e boh, cioè, ultimi sono e ultimi saranno. Per quanto mi stia Andate a simpatico, vederla, però andate a non vederla, è la perché come squadra dico che è siete arrivata alle World Series fantastici. nel 2008, cioè non è quella squadra che è arrivata in World Series nel 2008 contro i Red Sox, cioè non c'è neanche vicino, cioè, non esiste, no, non c'è neanche partita, cioè, faranno meglio di Oakland, toh, meglio di una delle ultime della Central, della National American League, non fa differenza, e ci approcciamo molto forte. No, andate a vedere la serie di Matteo su YouTube, perché è clamorosa, fa spaccare da ridere, ci sono delle chicche pazzesche. Mi Solo ricordo perché mi diverto a fare il deficiente a commentare un gioco finto. questa va nel Basta. parcheggio. Per un fuoricampo subito, tra l'altro, per un fuoricampo subito, non per un fuoricampo che ho fatto. Maledetta Bravazzo. CPU. Vabbè, comunque fa molto ridere. Ah, Esatto. poi ecco, mi sono dimenticato di dire che, visto che la serie inaugurale della NL West, Dodgers contro San Diego, si giocherà a Seoul tra tipo 10 giorni circa, e sono stati scelti i partenti. Saranno Glasnow e Darvish a partire, due giocatorini. Vediamo subito, esatto, straccioni. E quindi partiamo subito a cannone. Ma delle serie all'estero ne parliamo dopo, perché Invece che io e abbiamo, Matteo ce abbiamo da parlare. l'abbiamo. Abbiamo da parlarne. Vai Orso, dici tutto. Ma che cosa posso aggiungere? Beh, i Dodgers abbiamo già detto tutto. Vediamo se poi crolleranno a ottobre come hanno fatto nelle ultime 2 o 3 stagioni. Sì, vedo molto in crescita i Giants. Hanno fatto due ottimi colpi in off-season. Prima Soler e Matt Chapman, che hanno allungato la lineup, e poi soprattutto è arrivato Bob Melvin al posto di Gabe Kepler, che secondo me era veramente un manager che faceva il peggio per i Giants. Quindi secondo me non potranno sicuramente, noi stiamo parlando sempre per un eventuale wild card, non per un titolo divisionale, che quello è toccati Andre, ma è già dei Dodgers, No, perché infatti mi. stavo dicendo, mi tocco dappertutto, guarda, tocco il Esatto. ferro, tocco quello che No, ma vuoi. non è per gufare, è proprio diciamo, la realtà. Ah, vero. Sì, i Padres hanno perso Snell, comunque hanno un'ottima rotazione con Darvish, Musgrove e anche un'ottima lineup, oltre a esserci Machado, Tatis, ci sono anche Bogaerts, Kim. Quindi diciamo che potranno giocarsela con i Giants per un posto in wild card, e l'altro posto in wild card potrebbe essere per i D-backs, che ricordiamo sono vicecampioni in carica, hanno una buona rotazione, cioè sì, Zach Gallen, Brandon Pfaadt, e poi anche svariati giovani che si sono fatti un'esperienza l'anno scorso, Gabriel Moreno dietro il piatto, Anche Eduardo i già citati. Rodriguez è andato. Anche Eduardo Rodriguez è andato ai D-backs, tra l'altro. Altro bel Eduardo colpo. Rodriguez, È vero, firmato dai Tigers. 4 E anni, 80 milioni di dollari. L'ha dato poi Tatis, sì, giusto? no, cioè, sono un'ottima squadra. Insomma, i D-backs forse ancora peccano un po' di esperienza perché sono molto giovani, però hanno comunque
avendo preso Pederson, hanno Gurriel, hanno Ketel Marte, che sono comunque più esperti, quindi ma potranno dar fastidio. Se la giocheranno per la wildcard insieme a Giants e Padres. E vabbè, i Rockies sono la squadra, diciamo, cuscinetto della division. Sì, nettamente inferiore alle altre quattro. Sì, avete già citato Chris Bryant, che è andato a prendere i soldi per poi chiudere una carriera, una squadra non competitiva. È un peccato per quello che ha fatto in quell'annata magica del 2016. I Rockies potrebbero essere la squadra peggiore della National League, o comunque siamo lì, se la giocheranno forse con Washington, però siamo lì. Io avrei detto Washington. Comunque pensate a Chris Bryant, che pollo, era finito ai Giants, che erano in discesa, ok, però pensate a Chris Bryant in questi Giants. Cioè, è proprio... Sì, era alla, diciamo, l'hanno ceduto alla trade deadline, e gli stava scadendo il contratto, i Giants non avevano voglia di rifirmarlo, evidentemente non riuscivano a rifirmarlo. Quindi sarà più o meno quello che succederà con Soto, credo. Soto sicuramente non rimarrà agli Yankees, è difficile. Dici? Secondo me, allora, andato, gli esperti hanno detto che potrebbero esserci i New York Mets. Non voglio illudere Matthew, ma potrebbero esserci i Mets per Soto l'anno prossimo, ovviamente. No, dai. La stai registrando, vero? Ne riparliamo fra un anno, ok? Questa è la hot take della diretta di oggi, questa. Sì, le solite hot takes che diciamo sono sempre quelle impossibili, mie soprattutto, però vabbè. Una popular opinion, però ci sta, vediamo come va l'anno a New York. Ragazzi, io passerei all'altra Central, alla National League Central, che è un'altra divisione un po' vediamo un attimo. Dai, dottor Torgard, prego. È una visione un po' virgola, in realtà, nel senso che rispetto all'altra Central dell'American League, cioè Champions League, sì, ok? L'American League Central è tipo la Conference League zona retrocessione, cioè, quindi... Stiamo un attimo a paragonare le cose giuste. E per quanto riguarda i parametri, allora, Milwaukee si conferma prima senza problemi, perché comunque già erano forti l'anno scorso, quest'anno secondo me si confermano, sì, perché tu lo so che vuoi dire i Caps, che sono una buona squadra e fanno il salto, lo so, ma i Caps secondo me arrivano in wild card, possono giocarsela, lo so, ma ci sta a mettere bravo i Caps. Bravo che l'hai già capito. No, lo so che vuoi dire, ma ci sta. Solo che sai, comunque Milwaukee hanno anche un prima base serio, che è Rhys Hoskins, a sto giro, non come l'anno scorso che ci avevano Rowdy Tellez e altra gente, e non è una brutta squadra in realtà, quindi è vero che è una division poco competitiva. Potrebbe essere un duello con i Caps. I Caps, peraltro, hanno preso Craig Council, che era a Milwaukee, e Milwaukee ci allena il suo vice, quindi sarà divertente vedere due squadre che giocano letteralmente uguali a baseball. I Caps però hanno fatto dei buoni acquisti, perché comunque hanno rifirmato Bellinger, che è un signor giocatore per questi Caps. Sono gli stessi dell'anno scorso, con di fatto degli anni in più di esperienza, e se l'anno scorso hanno fatto bene, quest'anno possono fare il salto di qualità. Cioè, se devo indicare una sorpresa in generale, di quei Caps. Poi ti dico, Council gioca bene in generale, fa giocare bene le sue squadre, e i Cubs possono effettivamente far bene. I Cardinals non si riprendono più, Carlo, ti dico proprio di no, e se devo scegliere un'ultima in Central sono o loro o i Pittsburgh Pirates, anche se i Pittsburgh Pirates hanno Neil Cruz, Aroldis Chapman e Martin Perez, che sono dei buoni giocatori. Cioè, è una division più competitiva dell'altra, ecco, più magari della American League Central. Perché comunque alla fine Cincinnati, Pittsburgh e St. Louis hanno dei buoni giocatori e molti giovani, sono in pieno rebuilding, quindi effettivamente da lì in poi chi arriva terzo, quarto, quinto è indifferente. Cioè è ovvio che chi arriva primo va in divisione, se va bene è un record migliore rispetto alle altre divisioni, cioè East e West, va in wild card, ma anche qua secondo me è verosimile che chi arriva primo va solo ai playoff e punto. Imanaga, sì, signo, è un grandissimo colpo, l'ho messo anche nel video della free agency che ho fatto sul mio canale prima di entrare in diretta, quindi sì,
uno dei colpi interessanti in questo baseball molto asiatico, e mi piace veramente un sacco questa cosa. E questa cosa ci piace, approved. Vai, Matthew, dici tutto. Orso, vai, a te la parola. Sì, allora io sì, la Central è molto simile a quell'altra dell'American League, con un livello decisamente superiore, ma è inferiore alle altre due della stessa lega. I Milwaukee Brewers possono riconfermarsi? Nì, sarà fondamentale il passaggio, quello che è stato di Craig Council Chicago Cubs. Sì, i Brewers hanno perso Barnes e partono con Woodruff infortunato, però hanno comunque un closer di livello come Devin Williams. Vedremo. La solita lineup abbastanza non eccelsa, ma neanche scarsa, con Willy Adams, Christian Yelich, ora si è aggiunto Rhys Hoskins. Una division che può, diciamo che sì, potrebbero essere campioni, ma anche loro probabilmente arriveranno come wild card, nel senso, chi vince questa division sarà la terza peggior prima, eccola, ho detto la terza peggior prima davvero, vabbè. Sarebbe comunque la squadra tra le vincenti delle division che va alla wild card. I Caps, sì, i due grandi colpi sono stati l'arrivo di Trey Cancel nel dugout e la rifirma di Cody Bellinger, che può giocare sia esterno che in prima, e poi hanno anche comunque una rotazione esperta: c'è Justin Steele, c'è Drew Smiley, James Tallion, anche se sembra sia infortunato, quel che resta di Kyle Hendricks. Se la giocheranno con i Brewers per la vittoria della division, secondo me, però forse hanno qualcosa in più grazie a Craig Council. I Reds sono una squadra molto giovane, però non sono ancora pronti. C'hanno Hunter Green sul monte, una buona lineup con, diciamo, Ellie De La Cruz E no. su tutti, che è Quello veramente bravo. Com'è che era Teo? Quello bravo col 44, quello cos'era? bravo col 44, quello che fa cose. È uno spettacolo. L'anno scorso ha fatto il primo cycle della storia dei Reds, e poi ha fatto con una roba clamorosa, ha rubato seconda, terza e casa base nel giro di due o tre lanci. Due lanci, me la ricordo la partita. Clamoroso. E poi arriviamo alle note 2002, dolenti, i 2002. Pirates e i Cardinals, che difficile, difficile, non sono ancora pronti. I Cardinals, sì, hanno veramente un monte di lancio abbastanza scarso. Cioè, sì, abbiamo Nolan Arenado, abbiamo Paul Goldschmidt, sono sicuramente due interni clamorosi. E in campo esterno hanno Jordan Walker, che l'anno scorso aveva fatto vedere buone cose all'inizio, poi dopo è crollato anche lui, come tutta la squadra. E poi sì, vabbè, hanno Edman e Notbar, però sono, secondo me, forse non so se faranno come l'anno scorso così male, però non arriveranno sicuramente in post-season, sicuro. Ah, ci sta No, come previsione. consiglio comunque di dare invece credito ai Cards, con la rotazione, col fatto che l'anno scorso hanno sottoperformato. Poi, boh, sono sempre lì, sono una squadra giovane, ecco, con due superstar e giovani, di fatto. Avevano Tyler O'Neill, che è andato ai Red Sox, ma Tyler O'Neill è un signor giocatore, secondo me. Non lo sopravvaluta nessuno, però è un bel giocatore, Tyler O'Neill. E faceva comodo. È È andato nella Red Sox. A squadra Boston, sì. di È un Matthew, bel quindi anche come giocatore, persona. c'è dietro, è un bellissimo giocatore. Io su questa divisione, allora, rispetto agli scorsi anni, secondo me quest'anno è migliorata leggermente di livello, nel senso che l'asticella si è un po' alzata. Allora, io quest'anno il mio eurino lo butto su Chicago perché mi piacciono veramente tanto, sono forti. C'è Morel che è buono, c'è questo giapponese Imanaga che è campione in carica, che arriva anche lui dalla NPB e potrebbe già essere un ottimo colpo. Quello che resta di Kyle Hendricks, vediamo un attimo
vediamo un attimo come va. E poi c'è Cody, ragazzi. Cody, io adesso non ho la maglia sua, c'ho la maglia là di quando ancora giocava dalla parte giusta del paese. Però dai, io spero che si riprenda perché comunque gli ultimi anni sono stati un po' complicati. Io li vedo primi, cioè, è una speranza più che una previsione questa, quindi vediamo. Io nei miei power rankings li avevo messi 14esimi. Sportsnaut li dà dove sono 12esimi, quindi gli dà addirittura più fiducia di me. E vediamo un attimo. Poi Milwaukee, secondo me, si giocherà la division con loro perché comunque qualche giocatore buono è rimasto. Vabbè, hanno perso Corbin Burns, però è rimasto comunque Devin Williams. Woodruff è infortunato, ma tornerà. Poi Willie Adames comunque fa sempre il suo. Rhys Hoskins è arrivato, non so se l'ho già detto, comunque farà sicuramente bene perché è un ottimo giocatore. Quindi, secondo me, secondi in scioltezza, comunque si giocheranno la division. Cincinnati è molto giovane, è una squadra in fase di ricostruzione. C'è cioè quello bravo col 44, che è un fenomeno, uno dei giocatori più belli da vedere durante l'anno. Spero per lui che faccia una stagione importante. Ma domanda, quest'anno è opzionabile per Rookie of the Year, giusto? Sì, perché Credo non ha di sì. fatto sufficienti partite l'anno scorso. Perché non ha fatto abbastanza partite l'anno scorso. Quindi io direi occhio anche in quell'ottica, perché secondo me se gioca come l'anno scorso, nonostante il piccolo sample size che ha avuto l'anno scorso, secondo me quest'anno se gioca così il roti è suo, proprio in carrozza. Ma Poi perché si abbiamo. gioca per il Rocco quest'anno? Cioè, scusate. Poi abbiamo Pittsburgh che comunque qualche colpo interessante l'ha fatto. È arrivato il missile cubano, un anno di contratto a Rod Chapman, da campione in carica, tra l'altro. È andato a raccattare gli ultimi soldi della carriera. Vediamo, vediamo Ma come se vedi la che caverà. il missile cubano a luglio lo trovo in un'altra squadra per il titolo, eh. Ah, Sta attento. è un A po' il Pittsburgh lo nuovo, dopo. è un po' il nuovo Will Smith. Diciamo che è un nuovo talismano. Della Cruz, signor Della Della Cruz. Cruz. Sì. Ricordiamo che Chapman ha E quasi fatto perdere ai Caps le World Series. Ci ha provato in qualche modo in gara 7, però poi è andata bene. sì, Con tutto, con... me la ricordo Non spero bene. non ci siano tifosi di Cleveland qui, voglio dire, è andata bene per i Caps. Va bene per quelli che ti fa. Vabbè. E Pittsburgh, appunto, buona squadra, sta crescendo. L'anno scorso ha fatto una prima parte di stagione clamorosa, non me l'aspettavo minimamente. Però qualche colpo l'hanno fatto, hanno preso appunto il missile cubano e poi comunque c'è un Nick Cruz che comunque rimane un ottimo giocatore. Non so se è ancora infortunato, non mi ricordo. Credo sia ancora Sta infortunato. rientrando, però Rientra a insomma, breve. sì. Rientrerà a breve comunque. E poi St. Louis, che nessuno gli dà una lira, anch'io gli do in basso, sinceramente. Però se tu guardi sulla carta, non sono così male, perché hanno comunque Arenado e Goldschmidt, che sono comunque due giocatori super esperti. Nolan Gorman comunque è rimasto, Tommy Edman in seconda base. Rimangono comunque un'ottima squadra. Non so se si possono giocare le wild card, perché comunque la division. Nello schifo più o meno generale, è una cioè sono tutte più o meno lì alla fine. Io non vedo squadre molto più forti delle altre. Quindi ce ne sono due buone, una che può sognare, e le altre due un po' me. Vediamo come andrà quest'anno. Secondo me, questa potrebbe riservarci delle sorprese non da poco. Da qua potrebbe uscire la squadra del destino. Vediamo un attimo. Io passerei all'ultima division, ragazzi, passerei alla National League East e qua do subito parola al buon Torgard perché qua abbiamo Atlanta Braves. Sei il titolare di divisione, è tua, eh? Atlanta Braves, Purtroppo. Philadelphia Phillies, Miami Marlins, New York Mets e Washington Nationals. Vai, Matthew, dici tu. Devo partire a ritroso o parto dall'alto al basso? No, perché Dai, è come te un la senti? casino. Allora, no, siamo seri. E se la East dell'American League è un bagno di sangue, anche in National League non è che scherziamo, perché insomma, c'hai tre squadre buone, una che è spacciata e l'altra è un dito sopra quella spacciata. Quindi non è facile. Allora,
Per me tifoso lo capirete fra un attimo. In ordine, Atlanta, Philadelphia se la giocano, facile. Sono due grandissime squadre, sono veramente squadre da paura. Atlanta ha un attacco clamoroso, ha una rotazione molto interessante. Il colpo Sale mi lascia perplesso, devo essere onesto, ma perché Sale è tipo lanciatore cristalleria, cioè lancia una partita sì, tre no. È come Scherzer e DeGrom, cioè che quando è in salute è un fenomeno, ma non è però quello, quel Sale, diciamo, dei tempi dei White Sox, no? Per quanto riguarda invece i Mets, Signo, ne parliamo dopo, ma il tuo commento farò finta di non leggerlo. Per quanto riguarda invece Philadelphia, insomma, sono una squadra clamorosa, anche loro, hanno rifirmato Zach Wheeler con un pluricontratto. Hanno un bel core di giocatori che sanno già giocare insieme e quindi squadra che tendenzialmente cambia poco da un anno all'altro fa bene. Philadelphia non dovrebbe arrivare prima, ma Atlanta invece secondo me è più favorita rispetto a Philly. Terzi vedo Miami, perché Miami ragazzi nessuno ci dà mezza lira, ma mezza, Io ce la do, però io ce la insomma, do, io io gliela do la per quanto lira. sia una mia rivale divisionale, cioè Miami, ragazzi, attenzione, cioè se deve esserci una sorpresa in NL, oltre i Cavs, chiamiamo Miami, cioè squadra del destino, sono questi qui, perché comunque hanno confermato a Rice, signor giocatore, è arrivato Tim Henderson, colpo della Madonna, secondo me, perché 5 Tim Henderson milioni a gli Miami, fanno. l'hanno pagato poco, è un colpo di Cristo, secondo me. Tim Henderson lì fa veramente il bello e il cattivo tempo. C'è Alcantara che è un fenomeno, c'è il core dei giocatori scorsi che comunque anche lì sono giovani, hanno fatto bene, hanno perso Soler, è andato ai Giants, ma è una bella squadra Miami, Il attenzione. Britannia, È ti un dimentichi del Eh? Britannia. Perez. Euripes, Sì, sì. no, ma Miami ragazzi, diamoci un occhio perché insomma non è una brutta squadra. Per quanto riguarda i Mets, allora, io getto la maschera, sono tifoso della squadra bella di New York, cioè i New York Mets. Detto Loro. questo, è un anno di transizione, nel senso che se i Mets arrivano più di quarti è un successo, nel senso che l'anno scorso c'erano aspettative della Madonna con una rotazione che faceva paura con Verlander, Scherzer, Senga e più o meno quelli che rimanevano degli altri, però hanno svenduto praticamente tutti, hanno tenuto Alonso, Lindor e Brandon Nimmo di Superstar, oltre ai giocatori di sistema, Jeff McNeil e quant'altro. E stanno facendo giocare i giovani, perché quindi hanno messo in terza base per Bedi, che però è di fatto un mezzo rookie anche lui. Francisco Alvarez, catcher, se ne dicono di belle cose da anni e anni e anni, ha esordito a fine anno scorso praticamente, è un rookie, quindi non è che devi aspettarti chissà che, però è un buonissimo prospetto. La rotazione, a parte Senga, fa più o meno ridere, quindi non è che mi aspetti chissà che. Torna il trombettiere, Edwin Diaz. Effettivamente è un signor giocatore anche in questo momento. Poi da quel punto di vista lì bisognerebbe intervenire sul mercato. Signo dice seriamente potrebbero scambiare Pete Alonso per ragioni contrattuali. Sarebbe una scelta azzardata, vorrebbe dire oggettivamente costruire la squadra intorno a Lindor che comunque ha fatto un mega contratto di 10 anni per un sacco di milioni di dollari, ma ci vogliono dei giocatori effettivamente di complemento. Il monte di lancio però non può reggersi solo su Senga che ha fatto una buona stagione l'anno scorso. Quindi io prego il signor Blake Snell di firmare per i Mets anche al minimo salariale un anno per darci un minimo di chance di arrivare terzi, che è il massimo secondo me dove i Mets possono effettivamente arrivare. E per quanto riguarda invece i Nets, cioè devono stare ultimi, è giusto che siano ultimi, cioè per quanto alla fine non è che abbia fatto molto peggio dei Mets, però non sono una squadra che è degna del titolo del 19, cioè non so neanche che abbiano di giocatori buoni, francamente, perché sono andati via nei corsi degli anni, Harper, Soto, tutti gli storici, è veramente difficile vederli meglio di ultimi, francamente. Questa è la mia disamina. Poi io magari sui Mets riescono a fare l'anno della vita come i D-back l'anno scorso e allora sono contento, ma sulla carta l'anno di transizione io me lo godo da esterno e posso parlare di baseball senza farmi il sangue amaro, cioè è molto meglio per me. Beh, questa non sarebbe malissimo, viste le premesse. Non sarebbe No, proprio no. male. Quest'anno
tutta la pressione su di me. Tutta la pressione su di me, mi sa. Poi io, Oh. cioè, per rispondere anche a Carlo, CJ Abrams è un ottimo prospetto, ma CJ appunto parliamo di Abrams, prospetti, sì. cioè i Mets stanno facendo il progetto giovani con due o tre superstar e qua ci fermiamo. Poi se il progetto giovani ingrana subito vuol dire che i giovani sono dei fenomeni, ma è difficilissimo che una squadra giovane in MLB al primo anno in questo core faccia da Dio. Però CJ Abrams per i Nets, cioè, è l'oasi nel deserto, cioè, non è dei Nets, I scusate. D-backs sono stati, come detto prima, l'eccezione che ha confermato la regola, c'è cioè una squadra di giovanissimi che ha fatto quasi il vuoto l'anno scorso, poi vabbè si è fermata alle World Series, però i D-backs No, mi comunque, associo. sì, no, sì. Sono ancora Vai, adesso, Matthew. un'ottima squadra, però ancora indietro, nel senso, nonostante siano arrivati alle World Series l'anno scorso, eh. questa era bella. Vai, Orso, dici tutto sulla divisione. Allora, divisione che molto interessante perché i Braves sono sicuramente i favoriti, hanno un monte di lancio con Strider, Max Fried, Charlie Morton, nonostante l'età, si è aggiunto anche Chris Sale, un altro mezzo cadavere, Straccione. e poi Bryce Elder anche che è stato valutato anche per lo Cy Young l'anno scorso, non era andato male. E poi, vabbè, la lineup che conosciamo tutti: Acuña Junior, MVP dell'anno scorso, Matt Olson, giocatore con più fuori campo l'anno scorso, Austin Riley, Ozzie Albies, e un grandissimo giocatore che io adoro e che secondo me ne sentiremo molto parlare: Michael Harris, esterno centro. Colleris second. I Phillies saranno la squadra che proverà a fare un brutto scherzo ai Braves non solo nei playoff come negli ultimi 2 anni, ma anche magari proveranno in regular season. Hanno rifirmato Wheeler, hanno firmato Aaron Nola, hanno un ottimo bullpen con Dominguez, Alvarado e poi la lineup che conosciamo tutti: Trey Turner, Bryce Harper. Kyle Schwarber, chi più ne ha più ne metta, Castellanos, e quindi diciamo lotteranno per il primo posto con i Braves e comunque una fra Braves e Phillies avrà la wild card. Per quanto riguarda sì, i Marlins sono abbastanza d'accordo, l'anno scorso hanno fatto un'ottima stagione, sono arrivati al wild card, c'è quello che ha vinto il batting title che è Luis Arraez. È un fenomeno assoluto, uno dei battitori di contatto, forse no, non so se il più forte della Lega, ma uno tra i più forti, come contact hitter. Se Alcantara torna al livello del Cy Young del 2022, è solo un bene. C'è Eury Pérez, che è, ricordiamo, è un 2003, ed è un ottimo partente. Vedremo. Per quanto riguarda i Mets, sì, dopo la stagione dell'anno scorso, partita con sembrava partita con diciamo pronostici positivi, hanno subito, no, la perdita di Scherzer, di Verlander, però comunque rimangono con una rotazione esperta, c'hanno Senga, c'hanno Luis Severino mi sembra, e poi hanno recuperato esperto esperto, poi che sia scarso o no non Sì, lo ho dico. capito, ma è veramente incostante come la borsa di Milano. Cioè, dai, parliamoci chiaro. Questo è vero, però è stato recuperato Edwin Diaz, correggimi se sbaglio, o comunque sia Sì, lì. no, ma l'ho detto prima, torna. Sì, no, torna, lui è il nuovo acquisto di fatto. Sì, Sì, confermo. assolutamente. Per il modo ridicolo in cui si era fatto male al World Baseball Classic, no, mi dispiace, no, veramente mi dispiace per lui, cioè, infortunarsi, Vabbè. farsi male dopo un'esultanza è una roba veramente, Ma poi è un cioè, infortunio che potrebbe essere una molto ventina. fastidiosa. E poi, vabbè, per quanto riguarda la lineup, c'è Pete Alonso. Poi, se non ricordo male, c'è anche come si chiama quello che giocava agli Yankees? Bader, Bader, non l'ho Bader. detto, Harrison Bader, sì, ma Harrison Bader è finito nel bivio della Frigge, anche quello è un bel colpo, anche questo, eh. Non è il giocatore che ti sposta gli equilibri in attacco, quantomeno in difesa, quello sì. Difesa è buona comunque, difesa è un buon colpo.
È una superstar, fiato che buono. Vedi. Poi, vabbè, per chiudere i Nationals, abbiamo detto che sono come i Rockies per la National League West, la squadra cuscinetto. Nonostante le due division siano diverse, rimane comunque una squadra veramente al di sotto delle altre. Probabilmente saranno tra le squadre peggiori, con il record peggiore alla fine. Da qua, soprattutto sono calati a dismisura da quando poi sì, hanno ceduto tutti i loro, diciamo, giocatori migliori, da Harper a Trey Turner fino al trade con i Padres per Juan Soto. Quindi, Scherzer anche avevano in mano, ragazzi. È vero, anche Max Scherzer è Anche stato il Max, partente di gara perché Mad 7. Max. Mad Max, sì. Strasburg. Vabbè, Strasburg, virgola. Di nome, dai. Mamma mia. Vabbè, fa una partita ogni 5 anni e c'ha la ERA più alta della storia. Vabbè, È stato lui lasciamo l'MVP di perdere. quelle World Series, se non ricordo male, no? Sai che non mi ricordo? Non era Howie Kendrick? Potrei sbagliare? A Howie Weekend, Kendrick è sai che quello che ha vorrei una cosa fatto il molto fuoricampo inaspettata. del sorpasso. È Kendrick, Non mi ricordo. il grande veterano, A Weekend, sì. Sì, vada a ma vedere. non so se aveva dovrebbe vinto essere stato l'MVP. lui. Poi Boh, ragazzi, se qualcuno in chat, se poi per caso lo faccio lo vi dica, ma dovrebbe essere A Weekend a memoria, cioè che erano quegli giuro, non lo so. Vediamo. MVP clamorosi come David Freese dei Io Red che avevo Sox, no? Che detto? vince. Io che avevo detto? Kendrick, avevi detto. No, no, io ho detto Non avevo detto Kendrick. Kendrick. No, era Strasburg. Non era Strasburg. Era Strasburg. Steven Strasburg. Pensate a te, che schifo. Vedi? Che schifo. Bravo. Tocca a me. Chiudiamo questo round divisionale con le mie opinioni. Allora, Atlanta secondo me è in carrozza, perché sono una superpotenza e l'anno scorso ci hanno buttato fuori di nuovo. Quindi ogni volta che si becca Atlanta qua è brutta storia. Però sono fortissimi, hanno Acuña, anche se ho letto che potrebbe essere in dubbio all'inizio della stagione, però l'MVP regnante, se torna e fa quello che ha fatto l'anno scorso, è clamoroso. Quanto ha fatto l'anno scorso? 40, 70 basi rubate, 40 e 70, non 40-70, l'aveva mai fatto roba nessuno. mai vista, veramente fortissimo. E poi comunque ci sono, perché Osterrale è buono, Ozzie Albies è buono, la rotazione è tanta roba, con Strider e con Charlie Morton, anche se ha 40 anni, Max Fried comunque rimane buono, AJ Minter nel bullpen. Comunque rimangono degli ottimi colpi. E poi Michael Harris è un gran difensore, forse uno dei migliori difensori che c'è nella Lega al momento. E vediamo come si comporta Chris Sale, anche lui fatto veramente di vetro, però quando c'è cambia gli equilibri delle partite. Secondo me è un ottimo, ottimo colpo. Ed è, no, Davis Swanson è andato ai Cubs, niente, stavo pensando ai tempi. E niente, quindi Atlanta io la vedo prima. Philadelphia darà parecchio fastidio perché sono un'ottima squadra. Anche lì Castellanos, hanno rifirmato Nola, hanno rifirmato Wheeler, e rimangono comunque Brandon Stott in seconda base, che è un buon giocatore, Alvarado nel bullpen. Comunque sono ben costruiti e potrebbero dare fastidio anche a parecchie squadre ai playoff. Poi Miami è un'ottima squadra, anche qui non so se da playoff, però sicuramente magari uno spot di wild card potrebbero grattarlo, perché hanno Arraez che è fortissimo, Alcantara che se ritorna ai suoi livelli è un ottimo colpo, hanno il britannico che è Just Chisholm, credo sia tornato, Sì, dovrebbe essere tornato, e poi comunque stavo sono. guardando i roster stamattina ed era attivo lui. Attivo, perfetto, quindi in teoria dovrebbe essere dei nostri. Vediamo, perché Miami secondo me anche lì sul lungo periodo può essere veramente un'ottima, ottima squadra. E poi vabbè, leviamoci il dente di Washington e chiuderanno ultimi, come giusto che sia. Parliamo un attimo di New York perché mi interessa. Allora, secondo me non è una squadra costruita male. Io magari al terzo posto ce li vedo anche, perché comunque hanno Nimmo che è rimasto, hanno Lindor che è rimasto, hanno preso Harrison Bader che in difesa va comunque bene, la rotazione c'è abbastanza.
forse quello l'unico buono buono, ecco, da Isenga, che l'anno scorso ha fatto un ottimo anno da rookie. Vediamo, secondo me per un terzo posto se la possono ancora giocare, non più della wild card, non più della wild card. Poi, come ha detto te, Teo, qualsiasi cosa sopra il quarto posto, tanto di guadagnato, ho veramente il grasso che cola. Però non si sa mai, può essere che poi fanno una roba un po' all'Arizona dell'anno scorso, poi si fanno la stagione del destino e magari arrivano ai playoff con la forza del gruppo, diciamo. Vediamo, io non lo Speriamo, escluderei, dovresti non lo firma. escluderei, non lo escluderei a priori, perché secondo me alla fine male 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 non sono costruiti. Sicuramente hanno perso molto rispetto agli altri anni, perché hanno perso DeGrom, hanno perso Verlander, hanno perso anche il. Non mi viene in mente, vabbè, mi verrà in mente dopo. E quindi non li reputo così tanto indietro rispetto alle altre tre squadre. Se la giocheranno come i Marlins per il terzo posto, secondo me. Vediamo un attimo. E con questo io direi parte revisione delle division. Siamo a posto, ragazzi. Mi avete dato le vostre opinioni. Che Adesso verranno parliamo di una cosa. puntualmente sminchiate già allo Sì, stagione, ma no? Grande palese. Allora, classico. adesso io vi chiedo proprio così a bruciapelo, proprio una previsione proprio di pancia. Chi vedete alle World Series e chi vedete vincente? Proprio così di pancia. Eva, cioè, Ma Madonna, no, difficile. è impossibile, ma voglio vedere. Oddio, Di il mio pancia sogno è vuol vedere. dire entro 10 secondi, Aspetta, entro tipo? quanto Ma tempo? che A no, brucio? sì, bruciapelo, proprio le prime squadre che vi vengono in mente che potrebbero arrivare alle World Series e Io chi ti vince. dico Phillies Yankees. Bella, mi piace E tantissimo. Atlanta Tampa Bay. Ah, Bello. ok, Tampa Bay, interessante. Io Io voglio vi vederli alle dico World Series un'altra volta, sono troppo belli da vedere. Baltimore contro. Allora, io non vorrei tirarmela, però se allora o i Dodgers o ci arriveranno di No, nuovo. una, Una, sì, perfetto. allora Atlanta, andrà Atlanta, sicuro. Con tutti gli scongiuri del caso. E chi vince? Signo si dice Yankees Dodgers con Yankees in 6, Ma proprio bella anche questa. severo ma Bello. giusto, proprio roba. Sarebbe Bello, bello. bellina, proprio per il fascino, Per sarebbe il tifo degli fantastico. Yankees sicuramente, per me un po' meno. Chi vedete vincente? Tra Atlanta e Tampa Bay, Atlanta in 6, Ci sta? poi il cuore dice Tampa Bay, ma sarà Atlanta in 6 nel caso. Questo qua serve E tutto invece per fine stagione, eh? Serve esatto. tutto per fine stagione. Segna, segna. Se Secondo me Cristian sta invece guardando la vincente. diretta, ci scriva anche il suo pronostico, per favore, così No, lo perché voglio sappiamo. vedere quanto lontano andiamo. Ma tantissimo. Lo voglio capire. La finale in realtà sarà Miami Marlins contro Kansas City Royals. Bravo, vediamo. No, io comunque Dimmi, dico che dimmi, i Orso. Phillies batteranno gli Yankees, secondo me. Se ci sarà un eventuale World Series così, lo spero almeno. Penso che lo sperino tutti, sinceramente. Sì. Tranne i tifosi degli Yankees, se ci sono. Io vi ringrazio come sempre, ve lo dico sempre, non smetterò mai di dirvelo che sono contentissimo di avere voi al vostro fianco in questo mio viaggio. E grazie al caro Matthew Torgard, grazie Matteo. Seguitelo Comandi. su Instagram, MatthewTorgard94, e su YouTube, Matthew Torgard, dove fa Scrivo un attimo qua serie su. velocemente, Sì, scrivo scrivo velocemente in qua, chat. diciamo, i riferimenti, sì, perché con i link qua non si trova. Soprattutto per Sì, Signo, che è figurati. molto sul pezzo, diciamo che per farla molto breve, una volta al mese faccio review di MLB giocata e per l'opening week in realtà sto giro ci torno, quindi per fine mese ci vediamo. C'è la serie con i Colorado Rockies sul gioco che poi ci sono. E ci sono anche altri sport di cui parlo, motori in particolare. Questo è ovviamente il canale. Se invece qualcuno volesse vedere questa cosa in formato podcast, se cercate quello che vi sto scrivendo adesso su Su Spreaker. Spotify, Amazon, su Spreaker in particolare, ma su Amazon Music, su Spotify e quant'altro, anche Google Podcast c'è.
tutto quello che parliamo noi di MLB in formato podcast. Quindi cercate ovviamente sul mio profilo personale, Matteo Gagnani oppure MatteoTorgon94, lo vedete. Su YouTube meglio, che mi piacerebbe di più, di Instagram in realtà, MatteoTorgard, è tutto scritto esattamente come vedete, o il podcastone come volete, noi siamo qua. Grande Matthew, grazie mille come sempre. Grazie a Dall'altra voi. parte abbiamo il caro e vecchio orso, il grande Matteo con la pagina Media Battuta, andatela a seguire assolutamente su Instagram perché fa degli storytelling bellissimi, è bravissimo, scrive un sacco di articoli, un sacco di storie interessanti. Grazie Matteo di essere qui con noi. No, grazie a voi, grazie a te Andre per avermi accettato perché io sono, diciamo, il membro nuovo No, e mi ma fa un guarda, sacco piacere, sono veramente contento. siamo solo che contenti, Matthew. E poi E... seguitelo anche sulla pagina del football americano, perché Matteo scrive anche di football americano. Su Instagram lo trovate @SEC Magazine, se non sbaglio, giusto? Sì, esatto, SEC Magazine. Oggi l'NFL ha Ok. deciso di aprire la free agency. Proprio oggi ci sono stati una quindicina di colpi anche abbastanza importanti nel giro di un'ora e mezza prima che iniziasse la live. Però va bene. Va bene, va bene. Poi se un giorno vorrei fare qualche live sull'NFL, io ci sono, eh? Io ci sono perché io guardo tutti e quattro gli sport americani, anche per te, Matteo, per l'NHL, già lo sai cosa dobbiamo Sì. Diciamo fare. che ecco, per gli ascoltatori il nostro intento è parlare un po' di tutti gli sport americani a tutto tondo. Io, oltre che il baseball, seguo anche l'hockey ghiaccio. Sul mio canale YouTube il dottor Andrea tornerà per parlare della parte che ci piace di più dell'hockey ghiaccio, cioè i playoff che sono un macello. Quindi Assolutamente lì in sì. caso ne parliamo in primavera inoltrata, ma vi avviseremo in generale sui social, Instagram in particolare. E niente, salutiamo anche Puma Zeta che stasera purtroppo non è riuscito a venire, però lo salutiamo. Ciao Christian, sei un grande, ti aspettiamo. Seguitelo su YouTube, Un con il canale Puma Zeta, parla di baseball, parla di un po' di tutto, anche videogiochi con la sua serie con gli Oakland Athletics. Prima o poi tornerà, sono sicuro. Christian, ti aspettiamo. E poi niente, ragazzi, manco solo io. Seguite la pagina MLB doppio underscore Italia. Arriviamo per favore a questi benedettissimi 1.000 follower perché non ce la faccio veramente più. È da un E anno che poi, ci troviamo, ci stiamo quasi cavolo, riuscendo, eh? Che ne cazzo, su. mancano 39, ne mancano 39. Dai, forza, 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 spammate in giro che dobbiamo arrivare a 1.000. Voglio arrivare a 1.000 Anche soprattutto per chi la almeno guarda fuori in post, d'onda. per Esatto. Seguite favore. la pagina MLB doppio underscore Italia. Per favore, arriviamo a 1.000. Voglio arrivare a 1.000 prima di arrivare a Londra. Per favore. Certo. Dai. A Dai, sì. posto. Instagram non ci ha buttato giù, sono contentissimo. Ragazzi, vi ringrazio di nuovo. Grazie a Matteo, grazie all'altro Matteo. Grazie a te Andre, sempre un Grazie piacere. ragazzi. Dai. Grazie a chi ci ha seguito e scusate per i problemi tecnici, ma è il bello della diretta, come si suol dire. I poteri Ragazzi, è stato un forti. piacere. Esatto, è stato un piacere. Ci vediamo prestissimo.